Ciao a tutti ragazzi! Ho detto ciao! Benvenuti e bentornati nel canale! Oggi... questo nuovo video... che facciamo? In cui facciamo cose... Allora, se non avete visto in alcuni video che abbiamo fatto, andatevi a vedere. Questo video è connesso al video unboxing. A due video unboxing. Unboxing assaggio della Tokyo Treat, dove fra le tante cosine giapponesine che sono arrivate ci sono anche le caramelle DIY. Andiamo, come allora, facciamo insieme, prima una poi l'altra? No, vabbè. Allora, qui come vedete ci sono le istruzioni, metti la cioccolata, metti un po' d'acqua per sciogliere il mochi, mescola tutto, vabbè, ti fa una specie di lecca lecchino. Niente. Prendiamo da parte, io sarò alla tua guida. Perché i pacchetti dei cinesi sono durissimi da aprire? Perché? Come prima cosa versiamo tutti e due i... allora lui lo versa di qua, non cambia niente, però io lo posso pure di qua. Tutta la polverina magica è caduta nel libretto. Esatto. Adora. Cosa sarà tipo biscotto? Aspetta, dobbiamo mettere... l'acqua nei cosi bianchi va messa. Ah no, perché uno, due. Ah, io non sono ancora. Vabbè, dai, così allora. Vabbè, tu nel mentre mettilo, così facciamo prima. No, fai tutto prima. Perché li fanno così duri? Caramelline, fai da te. Stai tentando il pubblico mentre io provo ad aprire questo coso. No, è troppo duro, non ci vede. Beh, infatti lo dovevi tagliare. E non lo devo sporcare la... per Nutella. Non so che di piccante. E io non la metterei fredda. Allora qui dice di mettere l'acqua e aspettare che si ammorbidiscano. No, così no Andri. Perché? Non spruzzo, non è quello, esce piano piano, anzi è meglio. Guarda. Sono morbidi. Aspetta, devo scendere quello. Forse hai messo troppa acqua. Devo aspettare, che devo fare? Sono mollicci già. Sono mollicci, però. Prima infilzo, no? Infilzi la in biscotti e poi la... no, però guarda, qua diventano più grossi forse. Boh, non apri io. Che operazione chirurgica. Ah, direttamente? Sì. Niente, si cuoce. Che devi cuocere? Che passa in Nutella? Digi in descrizione nella... vabbè, si vede, no? Vabbè, anche solo vedono. Ma io assaggio. È amaro! È amaro, la parte dentro sa di polipo, qua. La consistenza mi sa di polipo di plastica. Il tipico polipo di plastica. Polico. Polico. Poi la cosa... cioccolato voglio! È amaro! 3, 2, 1. Tu da solo sei qua. Allora è buono, questi due sono buoni, ma questo... questa cosa fredda. Questi due sono buoni. Sì, sa tipo di biscotto frantumato con la Nutella, la regia vuole. Ma che frantumato, sei di morte. Regia. Non puoi mangiare perché muori, ti viene un infarto. A me mi ha fatto questo effetto, tu ti vai vomitando per tutta la casa. Ti vai leccando tutte le altre cose che esistono al mondo. Le uova di poco fa. Che vi lasciamo in descrizione se ancora non... vediamo, io un altro assaggio perché voglio capire. Aspetta, questo lascialo. No, questo lascialo qui. Ti pia la nutellina con la spazzolina e lo infizzi. Così c'è più... stai distruggendo tutto così. È sdegnoso questo. No, a me mi sa di coso di pesce, perché è molliccioso e trasparente. E tutte le cose molliccioso e trasparenti sono di pesce. Per forza devo riassaggiare. Più buono.
Archivo. Comunque. Buono. Cioè, non è niente di che. Fattibile. Dai, regia, assaggi. Il cioccolato è amaro come se non ci fosse un domani. Ma che dici? Se dici così, quello vero non lo mangio. È più dolce del... No. Crema pandistelle? No. È più dolce di crema pandistelle. Ok. Che poi non ne sono sicuro. Però anche se è più, anche se è più dolce, il cuccio è comunque brutto. Oh, piccinetto. Lui piange per... Guarda che l'abbiamo bullizzato. Quello l'ha bullizzato. Guardalo. Che rumore fa? Me lo darò solo. No. Ti sfido a mangiartelo solo. Comunque questo sa un po' di Nutella. Non ti parlo più, Gaetano. Se mi infami la Nutella in questo... No, già lo so, già lo so. Assaggialo solo. Non lo assaggio solo. Non è amara. No, allora è la polverina che fa schifo. E la polverina è anche cosa bianco. No, bleh. Che schifo si mangia in Cina. Rimedio con... Buono tutto, è questo che è brutto. Allora, andiamo al secondo DIY. La seconda caramellina DIY, che sono quelle invece del mese di marzo, sempre di Tokyo Treat. Questa volta dovremmo fare delle, sì, una specie di chewing gum, lecca lecca, caramella, quello che è, limone e fragola. Le istruzioni sono qua invece in questo, o no? No, in teoria dovrebbe essere già tutto pastoso, infatti. Che cose piccole. Ah, qua ci sono i bastoncini. Bastoncini piccolini, li vedete? Le formine. Le formine per fare le caramelline, che si dividono, così. Qua ci sono i due impasti. Che pezzi così. E qui ci sono i due impasti, che sono proprio di pasta proprio. Cosa mi toccato? Questo dovrebbe essere quello al limone. Toccalo. Questo è il limone. Ah, ma si mette un pochino a caso, diciamo, nel così, no? No, non è a caso, devi fargli il disegnino, diciamo. Guarda. Cioè, tipo il musetto. Ah, sì, l'ho visto. E questa è quella alla fragola. Che odore. Io non l'ho dorato, vedete. Sono così. Più che limone, sa di lime, secondo me, questo. Apriamo i nostri stecchini. Cosa si inventerà oggi? Allora io faccio la mia, poi tu fai la tua. Intanto taglia l'impasto con il suo piccolo bastoncino. Poi maneggia questo impasto, lo posiziona come meglio crede per creare il suo lecca lecca sbarra chewing gum sbarra caramella sbarra... Non sappiamo cosa sia. Allora lui ora, in questo preciso momento, sta facendo la giraffina. No, la giraffina stavo dicendo. Comunque lui l'ha usato il rosa per fare la linea di davanti, le zampette però dalla parte di dietro, la testa, diciamo il corpo è giallo, sia davanti che dietro. Ho una voglia di prenderli e assaggiarli, ma non lo farò. Si appresta, no, forse un po' di più devi infilarlo, no? Va bene, a posto. Si appresta a schiacciare, ecco, no, che non l'ho detto io, Vediamo cosa ne salterà fuori. Carino. Dietro sembra che tipo la colonna vertebrale di fuori comunque. Allora io lo voglio fare. Vedete? Ora aspetto a te per mangiarlo. Ok, ho capito la tecnica. Sì, vabbè, l'hai sbagliata proprio. Lo voglio mangiare, veloce. Un attimo. Per il dietro ho un'altra idea. Lo vorrei fare un pochino per fargli macchiette rosa e macchiette gialle. Ma lì alla fine così, vedi, ne mettere tanto. Mi appresto anche io. Spero la zucchina. Ma potevi lasciare. Abbiamo spoilerato la faccina. Che poi a me mi è venuto. A parte mi sono scalato le corna e il muso. Però tipo mi è venuta tipo mucca. Perché il sotto è tutto rosa. Schiaccio. Mi è venuto tipo scimmia. Però l'idea del dietro c'è.
Questo qua la porti davanti. Volevo fare una specie di panda. Però allora, le orecchie sono venute, gli occhi solo quello. Ma poi in centro che ha? Un buco. Non lo so, forse dove c'è l'aria. Dove c'è l'aria. Le zampette sono venute invece, vedi, zampette di lati, laterali. E dietro ho voluto fare un mix strategico che bene o male è venuto. Ora mi scanto comunque le vari bordi. E non li togliere, tanto comunque non si possono usare. Dai! Mi sembra che è peloso così, dai. È ancora meglio, il panda è peloso. Andiamo, mangiamo, dai. 3, 2, 1. Mi è piaciuta! È buono. Solo che i bambini giapponesi forse sono magri perché poi ci ha butta a farsi e dice che non sapore. Che bello. Ok ragazzi, il video si conclude qua. Allora iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete il video. Seguiteci su Instagram e su Facebook, Mark e Russell, giù in descrizione. E anche qua da qualche parte appariranno i link. E non ci fermiamo. E niente, al prossimo video. Ciao.